Partiamo con la prova in autostrada, prendiamo la tangenziale di Napoli. Che bella precisione di traiettoria. Ho il gas in mano. Quanta trazione, impressionante. Vi ricordo, 110 cavalli, 19 kg metro. Ci voleva un po' di mordente in più all'anteriore, e parlo del freno, però insomma, in tangenziale restiamo ovviamente sugli 80 km orari, che è la velocità imposta, però già riusciamo ad apprezzare tutta la copertura aerodinamica studiata molto bene. Le gambe sono assolutamente coperte dalla carena, anche il plexiglass arriva giusto giusto a scapolarmi la testa dalle turbulenze che arrivano di fronte. Anche se volessi andare più forte con la mappa Eco, che vi ricordo è quella che mi dà le stesse prestazioni delle altre, mi fa recuperare più energia quando il motore è in tiro, dicevo, anche se volessi aumentare la velocità, questa mappa non mi consente di superare i 120 km orari. Adesso facciamo un piccolo tentativo, non me ne voglia il codice della strada, acceleriamo un po' per farvi vedere che a 120 la moto mura. Ecco, infatti sto tenendo il gas aperto ma non va oltre, questo ovviamente per dare il senso a questa mappa che ci dà la possibilità di arrivare a un'autonomia che si dovrebbe aggirare intorno ai 200-220, in qualche caso 240 km. Allora, cambiamo mappa, così ci giochiamo la prima possibilità di sfruttare la mappa sport, eccola qua, andiamo. Qui abbiamo tutto libero, anche se c'è comunque un leggero livello di controllo trazione. Ragazzi, io do gas. Mamma mia, oh cavolo, in 3 secondi siamo arrivati a 180 km orari. Fantastica. Devi tenere le braccia salde al manubrio. Avete visto anche come è cambiato il display, è diventato arancione nero, molto più aggressivo. Si riduce ovviamente anche l'autonomia dei chilometri, non so se si legge, siamo passati a 120, prima eravamo a 160. Però che spinta, wow! La moto è un binario. Un treno, è un treno. Ferma sulla sua linea, seduta a terra praticamente, ci ha dato tanta trazione e tanto divertimento su quel rettilineo. Poi appena apri il gas è immediata la risposta, è tutta la coppia a terra. Sarebbe veramente fantastico avere un'autonomia superiore sfruttando questa mappa e sfruttando a quel punto tutte queste potenzialità incredibili di questo motore. Siamo arrivati all'inizio del nostro misto di Monte di Procida. Io innanzitutto voglio cambiare mappa, le ho provate quasi tutte, mi manca la street, eccola, chiudo il gas, ok, abbiamo una street, quindi già sento molto meno freno motore rispetto alla Eco. Ovviamente siamo a 50 km, abbiamo utilizzato il 30% della batteria, ma ci abbiamo messo dentro anche un bel tratto in autostrada con la sport, da come avete visto. Allora andiamo a vedere com'è la reazione della nostra Zero SRS. Abbiamo lo spunto della mappa sport con la street e molto meno freno motore, quasi niente. Qua mi veniva di mettere la prima, ho dimenticato che qua è tutto diretto.
Fantastico. Le sospensioni sono veramente un altro punto forte, perché riescono ad essere morbide in città per copiare tutto e molto stabili sui tratti un po' più veloci. Veramente una mocetta da utilizzare a tutto tondo. Qua siamo andati un po' larghi perché era molto dissestata a terra, purtroppo la condizione delle strade è quello che è. Ma la trazione che ti dà un motore elettrico, il motore elettrico di Zero Motorcycles su questa SRS, è portentosa. Andiamo a cercarci un po' di liscio per spalancare il gas. Vabbè, andiamoci piano, dai. Bello, veramente bello. Devi fare giusto un attimo il calcolo del freno motore, che avendo guidato tutto il giorno con la Eco e con un freno motore fortissimo, adesso che hai più inerzia devi prendere un po' le misure, ma poi il divertimento è assicurato. Quindi come conserva la traiettoria fino alla fine. Ottimo, ottimo lavoro Zero Motorcycles. Mi viene sempre da scalare. Senti com'è silenziosa. Quando entra in coppia, cioè quando entra in coppia, quella sta sempre in coppia il suo motore, quindi. Però hai proprio un calcio nel sedere fortissimo e devi stare attaccato al manubrio perché la sensazione è fortissima. Ok, ci fermiamo a fare un po' di immagini di questa splendida moto su questo bellissimo belvedere. Bene, allora rientriamo alla base grazie ancora una volta a Twins, dealer del marchio Zero Motorcycles, grandissimo test dedicato alla SRS. Noi abbiamo svolto circa 80 km, ma abbiamo ancora il 60% della batteria, con una stima di altri 115 km, quindi siamo ampiamente intorno ai 200 km di autonomia e avete visto che non abbiamo risparmiato niente. Soprattutto prima in autostrada con la mappa sport tutta la trazione, tutta la potenza l'abbiamo sfruttata, e poi nel misto stretto con il percorso svolto con la mappa street per capire quali sono tutte le potenzialità di questa moto, sono veramente tante. Soltanto 4 ore per ricaricare tutta la batteria, con la possibilità della versione premium della SRS, che ha in dotazione un caricatore supplementare che in 40 minuti riesce a caricare l'80% della batteria, quindi per 40 minuti sono una pausa pranzo. Parliamo di prezzi, la SRS versione base, la Zero Motorcycles, quindi la Twins, la propongono al prezzo di 22.080 euro, un paio di migliaia di euro in più occorrono per la versione premium. Va bene, è tutto per questo test dedicato a Zero Motorcycles, grazie ancora a Twins, via Nuova Poggio Reale, vi trovate i ragazzi che rappresentano a Napoli KTM, Husqvarna, MV Agusta, ovviamente anche Zero Motorcycles. Se vi è piaciuta la clip mettete un like, iscrivetevi al nostro canale e fate anche iscrivere i vostri amici. Ancora tanti test stanno arrivando in questo straccio di autunno inverno 2021-2022. Vi aspetto alla prossima prova. Ciao, buona moto a tutti voi.